Scusi, quindi lei è favorevole ai rimpatri forzati per i migranti economici? Lei è favorevole ai migranti? Scusi, voglio solo domandare finisco questo. La frase. Io ritengo che i migranti economici non si possano far morire in mare. Io ritengo che i migranti economici si debba dare la possibilità di contare su canali sicuri di accesso e legali nell'ambito di flussi migratori controllati, perché questo potrebbe essere sì un deterrente alla partenza, perché se io sto scappando per fare una, sto andando a fare una migrazione economica e so che non avrò mai la possibilità di entrare legalmente, prendo una carretta nel mare. Se io so che quest'anno non sono rientrato nel flusso, ma magari l'anno prossimo potrò rientrare in un flusso regolare e arrivarci in aereo, magari non scelgo di rischiare la vita oggi, ma scelgo di provarci l'anno prossimo in un flusso di arrivo. Per cui la migrazione economica va affrontata, secondo me, in questo modo qua, esattamente come peraltro i nostri italiani vanno a fare migrazioni economiche verso la Germania, verso Londra, verso dove vanno. Per cui questa è la mia posizione sui migranti economici. Fuori migranti economici che poi quando diventano residenti in Italia, quando sono regolari, quando pagano le tasse, contribuiscono quasi al 10% del nostro PIL, non per cui, e danno lavoro anche agli italiani. Ma non confonda, quindi, gli immigrati clandestini con gli immigrati regolari che pagano. Mi scusi, clandestino non è una categoria dell'animo umano. No, tipo chi entra illegalmente è clandestino, mi dispiace, capisco la sua impostazione ideologica, ma chi entra illegalmente è clandestino. Quindi le ho domandato, però non mi ha risposto, capisco che è difficile la domanda. Chi entra illegalmente non ottiene lo status di protezione. Lei è favorevole al rimpatrio forzato, come prevede oltretutto anche diversi trattati internazionali? È favorevole o no? Non mi dica devono arrivare, le sto chiedendo, come lei mi ha detto è favorevole a salvare il mare? Io le ho detto tranquillamente sì, dopo bisogna rimpatriare. Lei mi dice che è presente illegalmente, è favorevole al rimpatrio forzato, sì o no? Perché questo vuol dire distinguere tra chi scappa da una guerra e chi no. Altrimenti se lei usa giri di parole, no? Deve avere il canale umanitario, no? Ma vabbè così. Alla fine lei fa di tutta la marmellata, chi scappa da una guerra ed è perseguitato e chi è migrante economico, così non va bene. È favorevole al rimpatrio forzato, sì o no? Guardi, lei lo sa che sono la maggior parte dei clandestini d'Italia, non sono mica quelli che arrivano a Pozzallo e a Lampedusa. Benissimo. Sono persone che sono arrivate con un visto regolare. Benissimo. E quando è scaduto il permesso, quando hanno perso il lavoro magari a causa della non crisi, diventano clandestini. Beh, vero. Non è così. È così, allora, la maggior parte della gente che però non ho capito se favorevole o no rimpatri forzati. Io credo che sia interessante ma sapere dipende se da dove, è ma dipende da dove vuole rimpatriare la gente, Federica, certo. Ma è ovvio. Vediamo Federico Gelli, perché appunto ha fatto delle audizioni, ha sentito il procuratore Zuccaro.